La richiesta, il modo in cui lavoravo e il fatto che spesso si trattava di eseguire graffiti dal vivo ha fatto sì che mi ritrovassi a viaggiare di continuo da un posto all'altro. Haring fa parlare di sé. Le immagini della TV della Germania Ovest che lo mostrano all'opera saranno trasmesse anche all'est. Era straordinario vederlo dipingere. Io lo facevo molto spesso. Erano tutti affascinati da lui. Perché aveva uno spirito fanciullesco ed era così americano. Rappresentava qualcosa di diverso, con la sua freschezza, la sua energia, le scarpe da ginnastica, i jeans, con il fatto che era gay e andava in giro per locali. Kit Haring è un giovane di New York che rappresenta il simbolo del sogno americano. Veniva trattato proprio come se fosse una rockstar.